mi sembra di rivedere Gesù che passava per le strade della Galilea. L'atmosfera è già così elettrica da regalare suggestioni fortissime. Cesena è pronta ed ansiosa di accogliere domani Francesco, grazie al suo vescovo anzitutto, che non ha perso occasioni ad ogni incontro col Papa per invitarlo. Sì, sì, non ho paura di dire che sono stato un po', penso, come la vedova del Vangelo, con il giudice cattivo. Arrivo suo previsto alle 8, ma il consiglio per tutti è svegliarsi già a notte fonda. Ci sono 5 chilometri di transenne cui addossarsi, poi 6 maxischermi, più di 2000 tombini ispezionati e chiusi per la sicurezza, oltre a ben 900 volontari schierati già alle 4. A Cesena, conferma il sindaco, è molto vivo il senso della comunità. Noi abbiamo tra le altre una caratteristica particolare, quella di essere una comunità solidale. Ci sono a Cesena decine di migliaia di volontari, abbiamo accolto oltre 300 profughi in questi anni senza alcuna tensione. Tra Piazza del Popolo e Cattedrale, Francesco sosterà anche qui sotto il predecessore Pio VI. Fin quando regnò tranquillo, nemmeno i biografi e amici tacciono su un po' di mondanità e nepotismo di troppo. Scoppiata la rivoluzione francese e con l'ascesa di Napoleone difese la libertà della Chiesa fino ad essere spodestato ed esiliato in Francia, dove morì. Il suo cadavere rimase per un certo tempo insepolto, poi lo misero in una cappelletta, poi lo spostarono scrivendo sulla bara il cittadino Giovanni Angelo Braschi, in arte Papa.